Pagina politica nel Calatino, la Lega di Matteo Salvini, alla luce delle già avvenute nomine dei commissari comunali, riorganizza gli organigrammi politici. A Caltagirone, dopo 4 anni di militanza nel Carroccio, la nomina è ricaduta su Enzo Gozza, attuale consigliere in comunale in carica al Consiglio Comunale di Caltagirone. Un'ulteriore conferma che a distanza di 4 anni di appartenenza premia un percorso, un impegno, una visione partitica e politica che in questo territorio è stata portata avanti anche quando in tempi non sospetti la Lega era il partito, non era il partito di maggioranza come è stata sino a qualche settimana fa. Questi gli obiettivi e i programmi prefissati ai fini del rilancio dell'azione politica nel territorio del Calatino, anche alla luce degli ultimi accadimenti su scala nazionale che pongono adesso la Lega di Salvini in opposizione al governo Conte bis. Vogliamo aprire una nuova sezione a Caltagirone che possa rappresentare riferimento per tutti coloro i quali vogliono svolgere attività partitica all'interno della Lega, anche per ricoprire quei ruoli politici che all'interno di un partito stesso sono oggi disponibili. Quanto alle note vicissitudini legate alla già avvenuta chiusura del Carabineo, fortemente voluta dal ministro degli interni uscente Matteo Salvini, a far data dallo scorso 2 settembre, sono stati concessi alla prefettura di Catania altri 45 giorni di tempo per liberare gli spazi prima di concederla alla Pizzarotti, che è la società proprietaria dell'imponente stabile. Il Carabineo è una storia chiusa, saranno solamente le nuove politiche nazionali che potranno rideterminare la sua apertura o nuovi progetti imprenditoriali. Io preferisco pensare che la struttura possa essere impiegata in modo diverso, non penso che una situazione emergenziale possa rappresentare per noi una soluzione occupazionale o una soluzione sociale. Questo è veramente un limite mentale per tutti coloro i quali ancora continuano a pensare che forse il problema di altri popoli può diventare una soluzione per noi. La cosa importante è quella invece di pensare a un futuro diverso, un futuro che possa rivalutare la struttura, che possa dare un segno di maggiore valenza a questo nostro territorio. Quindi speriamo che anche la condivisione di intenti e di progetti attraverso i sindaci dei nostri comuni del Calatino possa diventare un'azione sinergica per poter dare una soluzione concreta al territorio e quindi anche all'occupazione di questo territorio.